In totale le risorse ammontano a 500.000 euro, dovrebbero essere quelle necessarie ad una rigenerazione del giardino dell'Acropoli da anni in stato di eccessivo degrado e senza una manutenzione costante. Il finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica era stato confermato sul finire dello scorso anno e prima della pausa di Ferragosto è stato notificato in comune il relativo decreto che di fatto sblocca le somme, un provvedimento che arriva mentre in pieno svolgimento la mostra sul mito di Ulisse a Bosco Littorio. La riqualificazione del giardino dell'Acropoli nelle intenzioni punta ad apportare un ulteriore elemento ad una sorta di polo della cultura che fa riferimento anche al museo archeologico da tempo sottoposto a lavori, all'area di Molino a Vento e al museo della nave greca i cui lavori dovrebbero chiudersi entro fine anno. Riqualificare il giardino dell'Acropoli significherà avere uno spazio pubblico praticamente in centro storico aperto alla città. I tecnici del Ministero della Transizione Ecologica hanno valutato favorevolmente il progetto sul quale ha lavorato il settore sviluppo economico coordinato dall'assessore Terenziano Di Stefano con il sostegno del sindaco Lucio Greco e dell'amministrazione comunale. La scorsa settimana invece dal Ministero delle Infrastrutture è stata sbloccata la prima tranche da 3 milioni di euro per l'avvio delle attività del programma Qualità dell'Abitare che al municipio garantisce 30 milioni di euro per un vasto programma di riqualificazione urbana di varie zone della città. Tutti i finanziamenti che dovranno essere concretizzati così da evitare tagli in municipio c'è la necessità di trovare risorse anzitutto a livello di personale da destinare proprio ai progetti già finanziati senza incorrere in un fermo controproducente. Il primo tassello sarà individuare dirigenti tecnici come quello che dovrà guidare l'unità speciale per il PNRR.